andare dall'Italia all'Australia, ma mai come in questo momento l'Australia è un paese a portata di business. Luca De Leonardi, direttore della Camera di Commercio Italiana in Australia di Sydney, ha illustrato le opportunità, sono davvero tante in un paese che continua a crescere. Esatto, un paese che sta offrendo agli imprenditori italiani, non solo, tantissime opportunità nei diversi settori. L'Italia è una realtà, è un paese che può offrire tanto, e quindi soprattutto anche l'Emilia Romagna, con le proprie produzioni, la propria storia, la propria cultura e soprattutto una base imprenditoriale che nei decenni ha creato tanto per l'economia locale, che potrebbe fare altrettanto, soprattutto in questi periodi difficili, per lo sviluppo di un paese che sta correndo. Le opportunità di export in Australia sono in diversi settori, la meccanica innanzitutto, ma anche l'agroalimentare, la moda, laddove il Made in Italy è molto apprezzato. Esatto, tutto quello che è Made in Italy in Italia sta avendo tantissimo successo, soprattutto grazie alla spinta che gli immigrati italiani hanno dato ai propri prodotti e alle proprie realtà d'origine. Viene molto conosciuto il Made in Italy, che è sinonimo di qualità e anche di prodotti di eccellenza. Quindi l'Australia sta guardando molto all'Italia, continua a guardare molto all'Italia per le nuove produzioni e nuove aziende per l'ingresso sul mercato, ma non solo nei settori tradizionali, quindi l'agroalimentare, l'abbigliamento e l'arredamento, ma anche settori nuovi come le biotecnologie, le energie alternative, in cui anche il nostro paese sta dando dei buoni risultati grazie all'ingegno e alla maestria delle nostre menti. Crescita del PIL intorno al 3% costante all'anno, secondo paese al mondo per facilità di fare business e quarto paese al mondo per accesso al credito. Quindi queste sono le caratteristiche in sintesi dell'Australia. Come le imprese italiane, Emiliano Romagnoli in particolare, devono approcciare questo mercato? Senza fretta però. No, è un mercato che va approcciato in un modo diverso da quelli, diciamo, tradizionali in cui le nostre produzioni sono presenti, vedi gli Stati Uniti, il Canada o il Sud America. È un mercato distante, un mercato che ovviamente per le difficoltà di comunicazione a volte si fanno sentire. Quindi deve essere un investimento al mercato, una volta acquisite quelle che sono le opportunità e soprattutto capite le potenzialità rispetto al proprio prodotto barra azienda. Quindi bisogna fare un investimento di medio periodo, in cui bisogna acquisire le informazioni, venire giù e poi avere la costanza nel seguire le relazioni anche attraverso operazioni che possono essere operazioni o progetti che possono nascere con le istituzioni italiane, come l'esempio della provincia di Parma con il proprio Parma Point, o progetti che probabilmente la regione Emilia-Romagna, grazie agli Union Camere, potrebbe realizzare nel futuro, che possono essere un po' da collettore delle esigenze del territorio e quindi dare un supporto a portare prodotti e imprese giù con minor dispendio di risorse e soprattutto, ripeto, in questi periodi difficili. Grazie. Grazie a voi.